Oggi l'autopsia sul corpicino del piccolo Angelo Loretta, il bimbo di Canicattì che ieri ha perso la vita a soli 8 anni giocando con la tenda. Un atto dovuto quello dell'esame autoptico, sembra non esserci dubbi circa la causa della morte avvenuta per soffocamento. Angelo era nella sua cameretta come ogni pomeriggio dopo pranzo quando è rimasto soffocato con il cordone della tenda con la quale stava giocando. È stato trovato così con la stoffa intorno al collo. Tutto è successo poco dopo le 14, è stata la madre a fare l'amara scoperta, si era recata nella stanza del figlio stupita di non sentire provenire più nessun rumore. Entrambi i genitori, lei casalinga, il padre bracciante agricolo, erano in casa ma impegnati in faccende domestiche. Immediata la corsa verso il pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì, dove però il piccolo è giunto già cadavere. Nell'abitazione di Angelo Loretta, nel quartiere Oltreponte, sono giunti anche i poliziotti che stanno cercando di comprendere come il bambino non sia riuscito a liberarsi dalla tenda. Probabilmente il piccolo è scivolato rimanendo strozzato dal cordone, oppure nel tentativo di divincolarsi è rimasto soffocato. I genitori, che nel tragitto fino all'ospedale sarebbero rimasti coinvolti in un piccolo incidente, sono sotto shock. Un lutto è loro che ha sconvolto l'intero paese dell'Uva Italia. Il sindaco ha proclamato lutto cittadino.